gennaio 1910. Nasce a Como Giorgio Prilasca, l'uomo che nell'inverno fra il 1944 e il 1945 riesce da solo a sottrarre alla deportazione nei lager nazisti migliaia di ungheresi di religione ebraica, simulando di essere un console spagnolo. Tornato in Italia dopo la guerra, non racconta a nessuno la sua storia, ritenendo di aver fatto semplicemente il proprio dovere. Grazie ad alcune donne ungheresi, alla fine degli anni Ottanta, la sua vicenda viene alla luce. Muore il 15 agosto 1992. Il suo nome si trova a Gerusalemme, fra quelli dei giusti fra le nazioni, e un albero alla sua memoria è piantato sulle colline che circondano il museo dello Yad Vashem.